Il vitigno dello spumante di stasera è uno Chardonnay 100%. Il metodo è un metodo Charmat, quindi noi usiamo autoclave, è un metodo di produzione attento, curato, portato dall'enologo fondatore Giovanni Carlo Sacchet, di origine veneta, alunno della scuola di Conegliano, quindi Valdobbiadene. È una spuma molto leggera, un perlage molto fine, degli aromi veramente freschi, fruttati, con uno spiccato sensazione della crosta di pane. Un vino, una bollicina che si accompagna benissimo sia con un aperitivo che poi anche con una serata a tavola, prediligendo magari piatti di pesce o dei formaggi. Siamo a San Casciano Val di Pesa, quindi nel comune più a nord del territorio del Chianti Classico, e l'uva con cui facciamo le nostre bollicine rosé è Sangiovese. È un vino nato per caso, da un'esigenza di produrre meno negli anni, quindi 10-12 anni fa, e quindi abbiamo provato a fare un rosé. Abbiamo fatto un metodo Charmat molto lungo, 12 settimane, ci ha aiutato un caro amico Bisol di Valdobbiadene, e poi abbiamo proseguito perché poi era buono, ha avuto successo, è migliorato nel tempo, è un Brut. Tenuta Mariani si estende per 20 ettari sulle colline a nord del lago di Massaciuccoli. Il segreto è uno spumante metodo classico prodotto con uve Pinot e Chardonnay. Dopo la fermentazione in acciaio, il vino affina per 30 mesi sui lieviti. Il suo colore è paglierino con riflessi dorati e perlage persistente. Al naso tracce di panificazione, albicocca, sentori iodati e ricordi di fieno. Al palato si rivela di buona struttura, dinamico tra richiami agrumati, sapidi e note di frutta secca. Il nostro Sangiovese è un Sangiovese appunto che cresce in vigneti con un suolo sabbioso, quindi con un suolo marino. Il nostro suolo ha un'origine pliocenica, quindi risale a 5 milioni di anni fa, e quindi è un Sangiovese molto particolare, un Sangiovese fresco, con una buona freschezza, una buona acidità, una buona mineralità. E la bollicina è una bollicina elegante, raffinata, una bollicina croccante, direi proprio. Quindi è un vino estremamente equilibrato, uno spumante estremamente equilibrato, e fa 40 mesi sui lieviti, quindi ha anche un lungo affinamento sui lieviti. Abbiamo iniziato questo progetto nel 2003 piantando i vitigni appunto di Manseng, perché lo Chardonnay era già presente in azienda, e dopo nel 2008 abbiamo iniziato la sperimentazione e poi abbiamo iniziato a produrre questo primo vino, diciamo, di bollicine nel 2010. Oggi presentiamo la bollicina 2015, che è un millesimato non dosato e appunto Brut Nature. E questo, direi, è per noi è un segno di impegno, perché ci piace fare anche qualcosa di diverso, tant'è che si chiama appunto l'eccezione. Questo vino si chiama l'eccezione appunto alla regola, che è la nostra, diciamo, etichetta e azienda principale.